Ciao a tutti, benvenuti da Stefano, ben ritrovati a Listen, la rubrica dedicata alla musica, il piccolo spazio durante il quale vi consiglio degli album musicali famosi o meno famosi, grandi classici della musica, grandi capolavori da riscoprire o da scoprire anche in questo periodo di ripresa dal lockdown. In queste giornate di sole fantastiche che state riprendendo al lavoro oppure che state ritornando alla quotidianità, circondatevi di una colonna sonora di grande qualità e di grande musica. Quindi anche oggi ho un disco bellissimo di cui vorrei parlarvi, del quale vi racconterò qualche dettaglio, qualche curiosità in modo che possiate conoscerlo meglio prima di andarlo a riscoprire. Non perderei altro tempo quindi e passerei al consiglio musicale di oggi. Oggi vorrei parlarvi di un album uscito ben 19 anni fa. È infatti il maggio del 2001 quando esce Reveal, dodicesimo album in studio dei Ram o R.E.M., storica band rock capitanata da Michael Stipe. Questo album piuttosto energico, come già suggeriscono i colori della copertina, al tempo della sua pubblicazione viene considerato un vero e proprio ritorno alle atmosfere classiche della band dopo le sperimentazioni elettroniche del bellissimo Up del 1998. In realtà Reveal è anche di più. Apparentemente è infatti un ritorno a melodie dirette e grintose, ma è invece un ulteriore passo in avanti nella carriera della band, in quanto fa esperienza di quell'elettronica tanto utilizzata nel precedente lavoro, al punto che le tastiere e i sintetizzatori vengono qui utilizzati in modo così massiccio quanto mai in un altro album dei Ram. Reveal è inoltre un disco che manifesta un'impellenza comunicativa che si respira ad esempio nell'energia del singolo di lancio, ovvero la bellissima Imitation of Life, o nelle melodie pop ad esempio di All the Way to Reno. E pop è proprio la parola chiave attorno alla quale ruota il disco, che può essere di fatto considerato l'album più pop della band. Infine vorrei raccontarvi un paio di curiosità. La prima, che vuole il brano Disappear di questo album strettamente legato ai Radiohead e al loro brano How to Disappear Completely. E la seconda è che l'album è idealmente diviso in due parti, le prime sei tracce facenti parte del Chorus Side e le seconde sei del Ring Side. Reveal, la cui copertina tra l'altro ha scatenato molte dietrologie riguardo al significato e ai significati del titolo e dell'enigmatica fotografia, raggiunge posizioni altissime in tutto il mondo, inclusa la numero uno degli album più venduti in Italia. Allora, io sono sicuro di avervi dato un consiglio bellissimo musicale, quindi vi invito alla riscoperta di questo album, vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo consiglio musicale e un altro album classico della storia della musica e nel frattempo vi auguro buon ascolto. Ciao a tutti da Stefano!